festa di tutti i santi e ricordo di tutti i defunti. Quest'anno la festa dei santi fa saltare i ponti perché cade di domenica e l'1 e il 2 novembre dà il via un po' a questo mese. Ci sono tante realtà che tornano alla memoria quando si intrecciano due feste così significative. C'è una storia per i credenti che è quella di legare una storia alla propria santità e alla santità di chi si è incontrato nella vita o di chi hai letto, di chi hai approfondito, di chi hai sentito parlare. C'è la memoria per tutti, di tutti quelli che ci hanno salutati. Mi viene sempre in mente il bel saluto che i nostri amici alpini fanno quando muore qualcuno. Non dice mai è morto, ma si dice è andato avanti. Ecco, noi oggi cerchiamo di andare avanti proprio con la considerazione di chi sa che noi celebriamo una memoria di un amore che è per sempre. Ricorda, la memoria di un amore che dura per sempre. L'amore o tende all'eternità, oppure mi permetto di dire che non è amore, perché se la parola amore vuol dire amors, senza morte, tutto tende a ciò che non finisce e che non può finire. Allora oggi davvero proviamo senza superbia a mettere insieme l'una e l'altra festa. Una festa dei santi, l'altra che non si può chiamare festa, ma la memoria di ciò che invece richiama la vita. Allora, santi e defunti per tutti i credenti è segno di un cammino che si fa con Cristo, perché Lui ci ha preceduto nella vita, ci ha preceduto nella morte, ci ha preceduto nella sepoltura, ci precede da risorti. E noi viviamo da risorti. E noi come credenti dobbiamo innestare la nostra vita dentro la sua stessa vita, perché Lui ci ha preceduto. Il cammino del credente e della santità è il cammino di chi segue delle orme già tracciate. Non solo nella nostalgia di ciò che hai perso, ma nella memoria viva di ciò che ti rianima continuamente perché tu viva al massimo della tua vita. Cito Sant'Agostino e dice: coloro che amiamo e che abbiamo fisicamente perduto non sono più dove erano, ma ovunque noi siamo. Sono convinto che i santi questa cosa l'abbiano capita e ovunque dove erano presenti rendevano viva la storia, la realtà, anche nella memoria di chi semplicemente li aveva preceduti o di chi è andato avanti. Cosa vuol dire oggi vivere la santità? Mi piace pensare che questa storia qui è che ogni santo, ogni persona del calendario che ricordiamo, i santi a cui siamo anche un po' più affezionati perché ci legano qualche episodio della vita, ci hanno arricchito con la loro biografia e con l'identità che ancora oggi esprimono, sono quelli continuamente vivificati dalla misericordia di Dio. Mi permetto di dire allora questa regola della santità, che vorrei che fosse valida per me, fosse valida per te, fosse valida per noi. Il nocciolo della questione della santità non è pensare a qualcosa di pazzescamente irraggiungibile, ma è provare a pensare che non vivi per Dio. Quante volte devo vivere per Dio? Perché se tu vivi per Dio è come vivere un po' da combattente e poi a un certo punto sto combattimento può finire. La santità è di chi vive di Dio e non solo per Dio. Se allora tu vivi di Dio, sei continuamente rigenerato nella tua storia, seguendo il suo stile, seguendo la sua vita, vivendo questa originalità continua di ogni giorno che come l'alba ti apre un mondo nuovo, un orizzonte sempre nuovo. Ed è bello pensare che il vivere di Dio ti porterà sempre a realizzare una vita differente, piena di novità, di incontri. È vero che tutti i santi sono già defunti, ma la santità, come diceva Madre Teresa di Calcutta, grande santa, non è il diritto di pochi, ma è il dovere di tutti. Vivere da risorti. Questa è la santità. Vivere di Dio per acquisire totalmente il suo stile. Davvero sia giorno, due giorni,
frutti di una memoria viva e vivificante. Ciao.